Le forbici tagliano la carta. La carta copre il sasso. Il sasso schiaccia le forbici. Un gioco da ragazzi, non è una perdita di tempo? Nei giochi i ragazzi insegnano a volte molto più dei libri. Vieni, istruisci un vecchio maestro e te stesso. Il sasso schiaccia le forbici. Guarda al di là del semplice gioco come quando guardi sotto la superficie dell'acqua per misurarne la profondità. Ciascuno a turno vince gli altri. Non c'è uno forte o uno debole. Questa è l'armonia della natura e non una perdita di tempo. Lo ricorderò e ne farò tesoro. Sono tre i tesori che bisogna possedere, discepolo. Il primo è la misericordia, perché dalla misericordia nasce il coraggio. Il secondo è la frugalità, da cui proviene la generosità verso gli altri. Il terzo è l'umiltà, perché da essa che proviene il comando. Che strani tesori. In che modo devo conservarli, maestro? Nella mia memoria? No, giovane discepolo, non nella memoria, ma nelle tue azioni.